Buon pomeriggio a tutti, grazie Maurizio Pimpinella per l'invito e grazie a tutta la platea per la pazienza. Io mi chiamo Emiliano Doveri e da un anno guido la divisione pubblica amministrazione di SIA. SIA in due parole è un'azienda che definirei di sistema, nasce 40 anni fa in ambito Banca d'Italia e dopo un'evoluzione societaria che arriva fino ai giorni d'oggi è uno dei leader in Europa nel processing delle transazioni di pagamento ed è di proprietà sostanzialmente del gruppo Cassa Depositi e Prestiti e di qualche banca. In termini di sistema SIA contribuisce parecchio, o almeno ha l'ambizione di contribuire allo sviluppo del digitale in Italia. Questa ambizione è supportata dal fatto che in diverse aree è protagonista con le proprie infrastrutture. E io le menziono non per presentare SIA, ma perché ricredo che queste aree siano fondamentali per la crescita del Paese. La prima è quella dei pagamenti della pubblica amministrazione. SIA è il realizzatore e fornitore, gestisce per conto di Agid il pago PA. Vi prego, non entriamo sui commenti di prima, perché sicuramente il sistema è un sistema che sta evolvendo a ritmi vertiginosi. Ormai quasi 50 milioni di pagamenti della pubblica amministrazione nel 2019 verranno gestiti sul pago PA. Un'altra area dove noi siamo presenti con le infrastrutture a supporto dello sviluppo del Paese è quella dei trasporti, del transit, che non è limitata peraltro ai trasporti. Noi abbiamo realizzato dall'anno scorso il sistema del pagamento CILES della metropolitana di Milano. Da lì siamo partiti con un disegno più ampio che accompagna l'evoluzione digitale anche in ottica turismo e servizi di tutto il Paese. Pensate che questo sistema può non limitarsi esclusivamente al pagamento di un biglietto, ma immaginate un intero viaggio dal parcheggio della macchina a una stazione della metropolitana, all'ingresso in metro, alla bicicletta, fino al pagamento di un ingresso in un museo. Tutto può essere gestito con un'unica esperienza di pagamento calcolata alla miglior tariffa possibile. Un'altra area in cui noi siamo protagonisti, è sempre un'area critica per il Paese, è quella del welfare. Giusto per fare un piccolo esempio, tante regioni oggi stanno migrando da una gestione completamente cartacea ad una gestione completamente digitale nell'erogazione dei contributi per alcune categorie di cittadini, faccio l'esempio dei celiaci o di altri destinatari di bonus particolari. Anche queste prestazioni sono erogate sulle nostre infrastrutture. E da ultimo, due riferimenti, uno che, su cui non mi soffermo molto perché è stato appena trattato, ed è quello della PSD2, dove noi geneticamente siamo tra i principali riferimenti del mondo bancario in termini di open banking e di guida delle banche verso la PSD2, ma soprattutto quello della frontiera. Quello della frontiera mi riferisco in particolar modo alla blockchain, dove noi siamo titolari di una rete cosiddetta permissioned, di blockchain che si chiama SIA Chain, su cui ospitiamo applicazioni della pubblica amministrazione supportate dalla tecnologia blockchain. Faccio un esempio piccolino: in un importante comune d'Italia, progressivamente tutto il sistema della gestione delle fideiussioni prestate in occasione della partecipazione a bandi di gara verrà gestito con tecnologia blockchain. Vi ringrazio per l'attenzione e a presto.